Buongiorno, buonasera, benvenuti a tutti quanti. Come vi dicevo, oggi ospite internazionale con noi Tommy Weber, regista di Come Prima, opera che è uscita all'interno dei cinema, quindi mi raccomando, non potete perdere questo film. Noi l'abbiamo visto in anteprima e ringraziamo tra l'altro per questo motivo gli uffici stampa. Ciao Tommy, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora Tommy, come potete sentire, ha un accento particolare perché è francese, però lui ha sempre sognato di fare un film in Italia e questo è quello che è stato Come Prima, un film che abbiamo visto con Linda, ci è piaciuto, ne parleremo insieme a lui, però come giusto che sia, visto che magari ancora non siete andati al cinema a vederlo, Tommy, ci puoi spiegare la trama di questo film? Sì, ovviamente la trama è classica e è un viaggio tra due fratelli che non si sono visti da 17 anni, è un viaggio tra il nord della Francia e il sud dell'Italia, questo per fare veloce. È vero, è vero. Sì, facciamo una cosa un po' riassuntiva. C'è questa storia appunto di questi fratelli che non si vedono da tanto tempo. Uno è finito in Francia e fa pugile. Non si capisce, cioè all'inizio fa il pugile, ma non si capisce che tipo di vita ha fatto, ecco, diciamo. Mentre l'altro, alla morte del padre, va a trovarlo proprio perché gli era stato detto in passato che era importante che ci potesse essere anche lui al funerale. Insomma, poi c'è questa storia on the road che si va a portare avanti nella trama, va a seguire delle faccende, delle vicende che coinvolgono ovviamente tutti e due i fratelli per tornare in Italia e assistere al funerale del padre. Non diciamo nulla perché non vogliamo spoiler. Subito la prima cosa che mi è venuta in mente è un film, tra l'altro diciamolo, tratto da una graphic novel francese di Alfred, che comunque è un fumettista francese, illustratore molto famoso in Francia. Ti dico la verità, io non lo conoscevo, però c'è anche questa grande passione in generale in Francia sui fumetti. Alfred è francese ma di origine italiana. Ah, ok. Sì, perché si chiama Pappagalli di cognome. Sì, e dunque è per questo che ha voluto raccontare questa storia, perché parla della sua famiglia, più o meno. Sì, il fumetto è scritto all'origine in francese, una storia italiana che lui racconta. Sì, sì, tra l'altro è stato pure portato in Italia, adesso non ricordo bene chi l'ha distribuito, però c'è questo fumetto se lo volete cercare, se non sbaglio si chiama proprio Come Prima, giusto? Sì, Bao credo. Bao. Sì, dalla Bao Edizioni. Sì. Esatto, esatto. Allora, proprio questa cosa, dove nasce questo progetto? Cioè tu hai letto questo fumetto e hai detto voglio portare il mio cinema, in questo caso in Italia. All'inizio abbiamo lavorato con l'idea di fare il film in Francia come una produzione francese e anche all'inizio abbiamo pensato a fare un cast francese. Questo era un po' assurdo quando lo penso oggi, non aveva senso. Dunque quando è arrivato Luciano Stella di MAD Entertainment per comprare i diritti del fumetto e che ha visto che la produzione francese l'aveva già comprato, lui ha proposto di fare una produzione e da questo punto tutto è diventato molto più chiaro. La storia doveva essere fare in Italia con gli italiani e non so perché non l'abbiamo capito prima, forse perché l'autore francese, perché una grande parte del fumetto più che dentro il film si sviluppa in Francia. Ma dunque quando Luciano è arrivato ho capito che andavamo a farlo davvero in Italia e penso anche che non potevo credere che è stato possibile di farlo in Italia per la ragione semplice che non parlavo italiano. Ma tu hai imparato l'italiano con questo film? Eh sì. Ammazza, bravo, cioè nel senso... Una buona scuola. A parte questo, però veramente parla italiano meglio di tante altre persone. Complimenti per il tuo italiano, no veramente te lo dico. Ma è gentile, ma sono rimasto quasi un anno, ma quando abbiamo iniziato a girare non parlavo ancora bene. Questo è stato un po' una difficoltà. Però ce l'hai fatta. Sì. Fortunatamente tra l'altro sei riuscito anche a prendere due grandi attori italiani, perché loro hanno fatto davvero molti film, soprattutto Francesco Di Leva, anche Antonio Folletto, però sono due ottimi interpreti per quanto riguarda questo tipo di cinema, quindi complimenti anche per la scelta di Francesco Di Leva e Antonio Folletto. Com'è arrivata questa scelta? A dire la verità non è il mio scelto diretto, è il mio, lo confermo ovviamente come regista, ma è una proposta all'inizio di Luciano Stella, il
produttore, perché io quando sono arrivato non conoscevo attori italiani, perché in Francia conosciamo due, tre i più famosi, dunque avevo bisogno di aiuto. Beh, certo. E Luciano aveva questa idea di copia, e all'inizio mi ha un po' disturbato, perché io soprattutto sono un po' un regista di attore, si posso dire, perché si faccio cinema e anche per essere molto vicino degli attori, della loro intimità nel lavoro e tutto questo, dunque è importante per me di scegliere loro. Stavo un po' disturbato, un po'... Non eri convinto del tutto? Sì, ma per ragioni stupide di regista, di ego, no? Ma alla fine, con un po' di calmo, ho guardato semplicemente la situazione, e la proposta mi è sembrata bellissima, perché Chiara hanno due fisici che corrispondono ai ruoli, personalità che sono forte, differente, ma soprattutto sono due attori bravissimi. Davvero, e dopo che ho amato molto e che mi hanno dato moltissimo, e questo è un regalo meraviglioso per un regista, perché mi hanno fatto fiducia, e non è stato facile, immagino, per loro, perché non avevo le parole, soprattutto prima, all'inizio, certo, non potevo dire le cose come le vedevo precisamente, come le sentavo precisamente, dunque hanno avuto questa bella generosità di dire ok, non lo capiamo sempre, ma siamo forse, e penso che è così che abbiamo lavorato, con il sentimento, la sensazione più che le parole, più che ovviamente ci siamo scritti, e anche avevo un aiuto sulla ripresa, okay, che si chiama Lucia Ceracchi, che parla un francese, ha vissuto 10 anni in Francia e siamo amici prossimi, e di più lei è attrice, quindi mi ha aiutato nel dialogo con loro. Sono veramente degli ottimi attori campani, giusto perché giù la storia si svolge a Procida, diciamo, no? C'è scritto all'inizio, si dice che ci sono questi due fratelli che vengono appunto da Procida, però in effetti poi Procida si vede ben poco all'interno del film, perché comunque, come vi dicevo, è proprio un on the road, quindi che parte dalla Francia e scende fino in Italia, fino a Procida. Io, guardando il film, ho sicuramente colto delle tematiche che ritroviamo nel cinema neorealista italiano, perché ad esempio il viaggio, il rapporto tra gli esseri umani, l'importanza del paesaggio, sono tematiche alle quali Rossellini ci ha abituato, De Sica pure. Quindi volevo chiederti, Tommy, se per te il cinema italiano è stato importante nella tua formazione da regista e ovviamente anche nel film come prima. Ma nella formazione di regista e di uomo anche penso sì, ovviamente, perché ho visto questi film, li ho amato tantissimo, mi hanno fatto sognare, pensare, ma nel film come prima non davvero, perché già si è un road movie, l'avete visto, è un road movie un po' stretto, perché per una ragione di Covid, di un sacco di cose, non abbiamo purtroppo, enfin non purtroppo, perché ho piaciuto questo ostacoli, ma ho dovuto fare scelte un po' radicali di regia, perché non avevamo i soldi, non avevamo anche il tempo di girare i paesaggi, certo, l'atmosfera degli anni 50, tutto questo non potevamo farlo. Dunque ho pensato, devo andare sugli attori, su che mi interessa forse di più, la fraternità, l'amore tra questi due fratelli, quindi sono andato stretto dentro questa idea, e in questo senso no, nella mia regia non ho pensato a queste referenze, soprattutto che non volevo essere nostalgico. Il fumetto è nostalgico, ma funziona molto molto bene, credo, che io amo il fumetto di tutto il mio cuore, ma è un po' nostalgico, e che è una bella cosa con l'idea del grafico che funziona, perché non so, è già un disegno, è più lontano della realtà, ma nel film volevo arrivare a trovare una cosa mia di oggi, anche se è un film di epoca, è importante di essere nel mondo presente. Dunque a un momento ho cercato di dimenticare tutte le referenze che avevo, perché c'è, da ieri vedevo il cinema dove siamo andati, c'è un grande cartellina del Sorpasso, il Sorpasso per esempio, ovviamente è un film che ho visto, che ho amato e a cui ho pensato prima di quando scrivevo, ovviamente nella sceneggiatura forse sì, pensavo a questi tipi di film,
vedevo qualcuno, quindi sì, inconsciamente sì, concretamente no. Però c'è una grande scuola anche in Francia, lo conosciamo benissimo, anzi credo che ci siano anche delle sfaccettature, da quello che ho potuto vedere, viste in altri film francesi. Su questo penso che lo puoi confermare, Tommy. Sì, certo, ma di meno, perché anche mi faceva piacere di allontanarmi della mia cultura, mi faceva piacere di tuffare nell'Italia. Dunque, quando scrivevo, guardavo più di cinema italiana. Ah, ok. Nella scrittura, nelle riprese, magari un po' più vicino a quello francese, oppure è tutto un modo tuo? No, io ho fatto i miei precedenti film, sono... La regia è molto differente. Quando ho fatto come prima, ho deciso di lasciare parlare il mio istinto e piano piano ho deciso di fare il 4/3, che quando ho deciso di andare stretto su loro due mi è sembrato giusto, e anche perché aiutava un po' per la scenografia. Dal 4/3 è nato l'idea di essere moderno, al contrario di che può dire il 4/3. Dunque ho deciso di farlo in movimento, di essere nella energia, nella mia energia, come sono con il mio fratello, in verità, come un animale pieno di pora e di fuoco. Ho girato così. È un film molto sulla fraternità, no? Che è anche uno dei grandi temi francesi, la fraternità, diciamo. Però rispecchia tantissimo anche quello che succede in Italia, perché quando si parla di amore, di famiglia, è una cosa che non resti impassibile, lo vedi e dici, in qualche modo mi ritrovo, anche se non mi è capitata una storia del genere, però qualche volta mi posso ritrovare, mentre magari in America fanno una cosa un pochino più dove tu non ti rispecchi, invece qua, perché è più europeo come film, riesco a rispecchiarmi, io personalmente, come credo e spero anche Linda e chi vedrà il film. Assolutamente. Beh, grazie, mi fa piacere, perché io penso che la fraternità è una storia d'amore come un'altra, come quella di una coppia. Sì, è vero. Nel senso che per me, ma penso anche per altre persone, è pieno di contraddizione, di paura, di desiderio, di elettricità, perché è sempre difficile di avere una relazione chiara con una persona del stesso sangue, del stesso passato, non so come dire. Dunque penso che la fraternità è anche se non hai un fratello, non si hai vissuto i problemi di gelosia o di fatto di essere il minore o il maggiore, per dire che l'ho preso come una storia d'amore, come quella di una coppia. Cercavo una sensualità tra loro, perché penso che esiste tra due fratelli o due sorelle, anche è una cosa molto molto forte, ma penso che è universale, perché per esempio ieri sera ho parlato con Antonio Folletto, che mi parlava del film, perché lui l'ha amato, e mi ha fatto molto piacere, perché mi parlava del fatto che lui era molto commosso del fatto di vedere questa storia tra loro di una maniera molto concreta, forte, e lui non ha fratello, quindi mi ha fatto molto piacere anche per questa ragione, perché non è solo fratelli, è una storia d'amore, punto. Sono d'accordo, e forse proprio per questo noi magari europei, con tutto rispetto nei confronti degli altri, arriva di più, perché forse abbiamo questa voglia di vedere questa, come dici tu, questa sensualità che c'è anche all'interno di un rapporto anche solo tra fratelli, e questa è una cosa che secondo me nel film spicca, e mi auguro che tutti quanti la possano un attimino notare, ecco, perché è importante. Sì, io ero curiosa di sapere se durante le riprese, siccome è stato girato in un periodo difficile il film, quello ovviamente della pandemia, ci sono stati magari degli imprevisti che però poi si sono rivelati utili alla realizzazione del film. Sempre, ogni giornata, ogni ora, penso. Sì, è un viaggio tra il nord della Francia e il sud dell'Italia. L'abbiamo girato quasi tutto a Arpino, che è un villaggio in Lazio, e in giro in questo villaggio. Dunque abbiamo dovuto trovare soluzioni, perché sì, i paesaggi sono per volte differenti, siamo nella stessa regione. Dunque questo già è stato molto difficile, e anche dove il 4/3 ha aiutato, e anche perché sono andato strettissimo su loro e per
nascondere un po' il disagio, che per dire la verità era spesso il stesso. E la radio permette un sacco di cose, il giro di Arpino è bellissimo, è pieno di varietà, ma comunque non è stato facile come se avevamo girato davvero il viaggio. Altrimenti la pandemia ha fatto che non ho potuto fare venire attore francese, dovevo trovare attore francese in Italia, ma questo era anche un po' un problema, un sacco di problemi così. Abbiamo dovuto girare veloce perché Francesco ha avuto il Covid un po' prima la ripresa, quindi l'abbiamo anche spostato nel tempo, dunque abbiamo girato ancora più in inverno quando l'inizio doveva essere in estate. E abbiamo anche ristretto il tempo per girare. Questo è difficile, soprattutto quando sei in movimento, quando devi andare su il set, ma per me è un sacco di opportunità, sì, perché già è meraviglioso di girare. Abbiamo passato insieme, non so, 4 settimane intera dentro un albergo nel centro d'Italia, come siamo soli dentro questo albergo magnifico per noi, e per me è tutto questo, è tutto che amo, di essere in famiglia così, di lavorare insieme la sera, di andare a mangiare insieme e di prendere la colazione insieme. Questo è il mio grande piacere, è bellissimo, è un'avventura come le facciamo quando siamo adolescenti o bambini, e fa bene, quindi è stato un piacevolissimo per me, e penso per la gente della squadra, e penso che ha permesso anche agli attori di lavorare con piacere e nella fiducia. Abbiamo creato anche la fiducia tra noi al momento di andare della sera con un bicchiere, non so, la vita insieme aiuta, ovviamente. È molto bello così. No, ma questo è anche il fatto, sai, perché dicevo abbiamo dovuto girare soltanto a un giro di Arpino, abbiamo girato in inverno. Tutti questi problemi, per me, faccio cinema anche per questo, per trovare il modo di essere sempre nel presente. No, no, amo fare cinema, l'ho fatto già, ho amato, ma adesso non voglio più fare un cinema che di storyboard, di preparazione troppo, cerco di trovare il modo di lavorare con il presente, con la difficoltà del presente, con l'opportunità del presente, di essere nell'improvviso al maximum. Per questo tipo di ragione ho piaciuto lavorare dentro la pandemia. Secondo me è un'opportunità, nonostante il problema che ha fatto insomma molto molto male a tutti il mondo, però da questo punto di vista lo vedo appunto come dice Tommy, un'opportunità di vivere bene assieme, tutti insieme, tutto il cast, tutta la parte tecnica del film, vivere bene assieme e quindi lavorare con più tranquillità, con più piacere, come diceva Tommy. Ma è anche di attraversare le difficoltà di un quotidiano insieme, come dentro una famiglia. Esatto. A un momento non vuole vedere, potevo essere stanco di vedere Francesco della 8 alla mezzanotte, e anche lui reciprocamente, ma questo crea un'atmosfera di famiglia che raccontiamo anche nel film. Assolutamente, quindi in questo caso ancora meglio, no? Aver vissuto questa situazione, sì, anche di provare le stesse difficoltà, come no, credo che forse unisca sempre di più magari tutto il comparto, diciamo, sia tecnico che artistico. Secondo me è andata più che bene, perché poi, come dicevi tu, hai girato sempre lì, ma non si nota questa cosa, te lo assicuro. Non ci viene in mente di dire lo stesso posto, quindi abbiamo anche girato a Procida, sì, certo, anche un po' a Castelvolturno, quella zona lì, diciamo che tra il Lazio e la Campania siete riusciti a girare, sì. Anche perché dopo fortunatamente la pandemia ha dato la possibilità di poter girare, e abbiamo girato la parte francese a Napoli, sì. E anche a non mi ricordo dove, ma questo era divertente, come io che conosco la Normandia benissimo, all'inizio quando ho capito che andavamo a girare la Normandia, poi ho fatto come anche Napoli nasconde qualche sorpresa da questo punto di vista, quindi bisogna sapere bene le location, perché ovviamente là qualcuno ti avrà detto dove farlo, però devo dire che, ti ripeto, non si nota, quindi di questo credo che fa piacere. Tommy, volevo parlare, se ti va, un po' anche della tua carriera, perché tu sei giovanissimo, io te lo dico, ho 2 anni meno di te, mi sento giovane ancora, penso, spero pure tu. Piacere che dice questo, perché in questa periodo
dai, mi sento vecchio. No, ma... no, dai, dai. Anch'io certe volte mi alzo dal letto e ho problemi alle ginocchia perché mi fanno, sai, però mi sento comunque giovane. E quindi tu hai iniziato davvero giovanissimo a fare cinema. Se non sbaglio, a 18 anni già avevi fatto il primo film, giusto? Sì, sì, ho saputo giovanissimo che volevo fare film. Non ho finito la scuola e ho fatto direttamente un lungometraggio senza soldi, ma all'epoca fare cinema senza soldi era una cosa un po' pazzesca e impossibile, e difficilissima. Ma sono i più belli momenti della mia vita, forse perché facevamo cinema senza capire niente. Solo con l'istinto, con la svolia, con il piacere. Ma anche adesso provo, ma cioè, con l'innocenza. E dopo è stato produttore durante 10 anni per fare i miei film. La verità è che ho fatto soprattutto i film degli altri e pubblicità e questo tipo di cose. Ma ho anche fatto i miei film, ma li ho fatto senza soldi perché non mi piaceva il sistema, non mi piaceva i film che vedevo, enfin, le produzioni che vedevo, e credo che il sistema non voleva di un ragazzo come me anche a questo momento. Ma piano piano ho fatto i film, il secondo che ho fatto lungo è andato sulle piattaforme dell'epoca, non è stato YouTube in Francia, è stato Dailymotion, e ha avuto un successo un po' bello, di 40.000 persone che l'hanno visto, quindi noi stavamo felicissimo perché... Inaspettato, diciamo. È inaspettato, sì, anche perché non sapevamo come fare per fare un film, che andare al cinema, non sapevamo fare, no? Avevamo questa stupidità, ma forse che è stata una bella cosa a questo momento di non cercare a imparare o a capire come si faceva nel mondo professionale. Però sai che forse questa cosa ha spinto sempre di più, l'esperienza poi ovviamente ha portato a fare questo. Sì, credo che sì. Questo sia stato un importante valore per fare cinema, senza aver studiato, giusto? Perché mi dicevi che non hai studiato cinema. No, avevo questo ego enorme, non volevo fare come gli altri. Ma ho fatto un altro film che ho fatto anche senza niente, l'abbiamo fatto a quattro persone, che si chiama Conjun Dorpa, che è piaciuto molto, quindi è andato al cinema, e da questo momento le cose hanno cambiato, iniziato a cambiare un po', e i produttori mi hanno domandato cose, ma ho voluto rifare film solo, quindi io ho fatto, e come prima è un po' il primo film che faccio nella fiducia con produttore, forse perché ho riuscito a dare fiducia a produttori, perché forse perché sono italiani, perché forse non so, ma è stato bello perché mi hanno aperto una porta senza cercare a capire di dove venevo, che ho fatto. In francese le persone sono per volte un po', mettono etichetta, no? Ok. Lui è un regista selvaggio, indipendente, vivente, non so, e dopo è difficile di andare fuori di questa immagine. In Italia non li conoscevamo, comunque mi hanno aperto la porta, e questo mi ha fatto bene, e anche di imparare a lavorare con persone, con professionisti. Non è stato facile, non posso dire che è stato facile per me, perché ho dovuto fare un sacco di concessioni, di compromessi, ma mi ha fatto bene, perché avevo bisogno di lasciare le cose andare, e alla fine è un sacco di momento durante il montaggio, le riprese, pensavo: che devo fare? Devo dire noi così, giriamo ancora, non voglio questo. Mi domandavo se dovevo ascoltare e fare fiducia a un sguardo che non è il mio, perché di più che è italiano e non francese. E alla fine ho deciso, in una maniera molto cosciente, lascia entrare gli altri nel tuo, per fare un film che non è solo il tuo, ma che è il film di una squadra di altri creatori, di altri artisti, di fare un film di squadra davvero, che abbiamo fatto, credo, e questo per me è una grande lezione. Sì, perché una bella cosa quella che dici, perché tu nasci tra virgolette, come dicevi, come hai spiegato, come animale solitario, no, si dice qua, che vuole fare, diciamo, un po' tutto da solo, e poi grazie a questo film, questa coproduzione francese italiana, diciamolo, sei riuscito a lavorare in squadra. Sembra quasi una sceneggiatura di un prossimo film, te lo dico.
Potrebbe essere un'idea. Mi auguro che il film arrivi anche in Francia, sì. Speriamo, non è sicuro ancora, perché sai come in Italia il cinema in Francia va malissimo. Sì, in sala. Francesco Di Leva e Antonio Foletto non sono famosi in Francia. Potrebbe essere difficile, ma c'è Angelo Laodisa, il produttore italo-francese, che si occupa di trovare un distributore. Lui ha fiducia e vedremo, speriamo. Sarebbe bello. Va bene, allora noi siamo alla parte finale di questa nostra bella chiacchierata. Tommy, se ti va facciamo un gioco. Noi in Italia lo chiamiamo la torre, nel senso abbiamo due opzioni. Una di queste la devi buttare giù dalla torre. Però hai la possibilità, qualora non volessi proprio rispondere, perché dici no, questo non ce la faccio, di usare un bonus, ok? Ok. Dai, facciamola. È molto divertente e carina. Vuoi iniziare tu, Linda? Va bene. Vai. La prima scelta penso che sarà già problematica. Teatro o cinema? Cinema. Quindi butti giù il teatro o il cinema? Butti il cinema. No, butti giù il teatro. Teatro, ah, ok. Sì, ma ho fatto sempre solo cinema, voglio dire. Quella lì sarà differente, ma adesso sì. Ok, ok. Io invece ti chiedo, tra la piattaforma e la sala cinematografica, chi butti giù? Beh, butto la piattaforma, ovviamente. Che meraviglia, quando senti queste cose subito, è meraviglioso. Ok, questa forse è un po' cattiva. Di Leva o Folletto? Bonus, no, impossibile. Bonus. Vabbè, era impossibile, però attenzione, perché adesso ne mancano tre, e secondo me in una potrebbe essere un po' problematica. Io ti chiedo invece, chi butti giù tra Rossellini o De Sica? De Sica. Ah. Come mai? Questa te la chiedo, come mai? È perché Rossellini... È un po' francese Rossellini, diciamo. No, non è per questo, perché mi ha commosso di una maniera pazzesca, punto. Devo dire che in effetti, se uno dovesse scegliere, se va a vedere il sentimento, è ovvio che scelga, quasi ovvio diciamo che scelga Rossellini. Però anche le commedie di De Sica hanno avuto il loro senso. Amo tutti e due, siamo... Cioè, beh, se devi scegliere, via, certo. De Sica in questo caso. Va bene, passiamo alle ultime due, vai Linda, facciamo le ultime due. Sì, ora parliamo di cucina. Baguette o croissant? Croissant. Scelta sul croissant da buttare giù, quindi la baguette, giusto? Croissant francese, non italiano. Sì, francese. Qua si chiama cornetto e invece in Francia si chiama croissant, ed è una roba totalmente differente, ve lo posso assicurare. Facciamo l'ultima, secondo me questa mette sempre un po' in difficoltà a tutti, però tu hai già scelto il bonus, quindi secondo me dovrai rispondere e riuscirai a rispondere. Disney classici o Disney Pixar, chi butti giù? Disney classici. Li butti giù? Sì. Quindi preferisci Pixar? Sì, io ho cresciuto con classici, eh? Ma quando ho visto gli ultimi di Disney Pixar, trovo che sono troppo forti, arrivano a parlare di soggetti importanti, universali, tosto anche, duri, sì. Parte della depressione e di farlo per tutti. Sì, rimani colpito di più da quello che è questa innovazione, anche non solo visiva ma anche di pensiero, no? Che nei primi classici magari c'era, ma si vedeva più forse il sentimento, sai, il romanticismo di un tempo. No, non ne sono sicuro, anche classici sì, li amo per un ragionamento di nostalgia. Però lasciami dire che comunque è cinema, sono film d'animazione, perché la gente li chiama ancora da noi cartoni animati, invece no, si chiamano film d'animazione, perché è cinema allo stato puro, questo credo sia importante da dire. E poi il cinema francese, da questo punto di vista, a livello di animazione c'ha delle robe meravigliose. Meravigliose. E tantissimi tra gli altri artisti francesi sono andati in America a diciamo contribuire alla Disney, diciamo, all'interno delle loro pellicole. Questo è vero. Tommy, grazie, veramente è stato un piacere enorme. Ti chiedo solo se hai dei progetti futuri già nella testa, se ce li puoi dire. Certo, lavoro già su progetti francese, spero che andiamo a girare non in troppo lungo tempo. È anche un progetto franco-italiano, italo-francese. Mi piacerebbe proseguire l'avventura italiana. Vabbè, tanto ormai la lingua la sai, quindi insomma, sei facilitato. Meglio di prima. Sicuramente meglio dell'inizio, per cui quando hai iniziato questo film, insomma, hai avuto quelle piccole difficoltà che fortunatamente, grazie anche alle nostre maestranze, no, ti hanno aiutato, e quindi sei riuscito a portare avanti questo bel film che vi invito a vedere. È uscito il 16 giugno al cinema, come prima, mi raccomando. Quei cinema, insomma, che hanno avuto la distribuzione di questo film, mi raccomando, andate. Poi probabilmente, se non ci riuscite al cinema, uscirà in piattaforma, credo, insomma, qui in Italia. Adesso poi in Francia vedremo. Grazie ancora, Tommy, è stato davvero un piacere.
Mi ha fatto piacere di parlare con un po' di tempo del film, mi ha fatto molto piacere. Bene, bene, siamo felici anche noi. Alla prossima, Tommy. Ciao, grazie. Ciao.